sono sempre in questi magazzini. Senti, tu sei niente come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, allora ti faccio un bel regalo. Dillo. La pancia. Come dalla pancia? La pancia, lo fiore. La lavandice porta il fiore della goccia. Come la lavandice? Ah, la lavatrice! Dimmelo tu, salutatore, dimmelo tu. Come nascono i figli? La lavatrice. Dalla borsa, dal fiore. Senti, Guaglio, come nascono i bambini, lo sai? Come sei nato tu? Non lo sai? Non lo sai? Io. Uno zio tuo? Sei nato o ti ha portato uno zio? A me lo sarei. Ti ha portato la cicotta. E tu come sei nato? Sono tutte come. Senti, vediamo un po' di voi tre, sentirmi come voi siete nati, come nascono i bambini, dimmelo sapere. Tu lo sai dire? Non sei più. E tu, Matteo, lo sai come sono nati i bambini? E tu? Perché tu? E tu? Vieni. Tu non lo sai. Non sono nati sotto i fiori, sotto i cavoli, le patate a cicogna, no? No. E allora come sono nati? Come sono nati i piccerini? Come nascono i bambini? Non lo sai. Tu lo sai? Io no. Dillo tu. Tu lo sai come nascono i bambini? No? Chi li dà la cicogna? Gesù. Allora la cicogna va da Gesù. Gesù le affida al bambino, la cicogna scende giù a Palermo e dove lo mette? Accanto alla mamma. Perché Gesù, io che sto prendendo un'amica di mia madre, l'ho visto che era in un cestello. E chi l'ha messo dentro il cestello? Dio. Mi ricordo di quando avevo un anno. Ricordo la camera dove dormivo. Era la sala da pranzo e la mia culla stava in un angolo, addossata al muro. Di fronte c'era una grande alcova di legno, dove dormiva la mia nonna. Ricordo anche un divano che poi ci ha seguiti per tutta la vita. Il bracciolo di questo divano si rovesciava e scopriva la struttura di legno. E io su questo legno disegnavo con la matita un'automobile e la chiamavo Rupepè. Una stanza con le grandi tende bianche e sotto nel vicolo passavano i cavalli con le carrozze. Il tonfo di quegli zoccoli mi metteva paura, ma nello stesso tempo mi affascinava come qualche cosa di magico e di misterioso. Mio padre era un ufficiale di fanteria, un bellissimo uomo. Quando sono nato io aveva 28 anni, era violento, possessivo, tirannico. Mia madre era bellissima, era piccola, fragile, aveva il
dal collo bianco bianco e i capelli castani. Mio fratello è nato a Belluno quando io avevo 3 anni. Ricordo mia madre incinta e io che chiedevo: mamma, come nascono i bambini? E lei, mitamente, dolcemente, mi ha risposto: nascono dalla pancia della mamma. Una cosa a cui allora non ho voluto credere, naturalmente. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso, alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita. L'unica tinta, l'unica forma, ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo con te, in un futuro aprile. Thank you.
diventammo subito amici, noi amici impossibili. Cioè, io donna normale, tu uomo anormale, almeno secondo i canoni ipocriti della cosiddetta civiltà. Io è innamorata della vita e tu innamorato della morte. Io così dura e tu così dolce. Vera, una dolcezza femminea in te, una gentilezza femminea. Anche la tua voce, del resto, aveva un che di femmineo. E ciò era strano perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo, secchi, feroci. Sì, esisteva una nascosta ferocia sui tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili, una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua andatura maschia, scattante, da belva che salta addosso e morte. Però quando parlavi, o sorridevi, o muovevi le mani, diventavi gentile come una donna, soave come una donna. Ed io mi sentivo quasi imbarazzata a provare quel misterioso trasporto per te. Pensavo, in fondo, è lo stesso che sentirsi attratta da una donna. Come due donne, non un uomo e una donna, andavamo a comprare pantaloni per Ninetto, giubbotti per Ninetto, e tu parlavi di lui quasi fosse stato tuo figlio, partorito dal tuo ventre e non seminato dal tuo seno. Quasi tu fossi geloso della maternità che rimproveravi a tua madre, a noi donne. Per Ninetto, in un negozio del village, ti invaghisti di una camicia che era la copia esatta delle camicie in uso a Sing Sing. Sul taschino sinistro era scritto Prigione di Stato, Galeotto, numero 3678. La provasti ripetendo, deliziosa, gli piacerà. Dicono che tu fossi capace di essere allegro, chiassoso, e che per questo ti piacesse la compagnia della gioventù. Giocare a calcio, ad esempio, con i ragazzi delle borgate. Ma io non ti ho mai visto così. La malinconia te la portavi addosso come un profumo, e la tragedia era l'unica situazione umana che tu capissi veramente. Se una persona non era infelice, non ti interessava. Ricordo con quale affetto un giorno ti chinasti su di me e mi stringesti un polso e mormorasti, anche tu quanto a disperazione, non scherzi. Nessun prete mi ha mai parlato come te di Gesù Cristo e di San Francesco. Una volta mi hai parlato anche di Sant'Agostino, del peccato e della salvezza, come li vedeva Sant'Agostino. È stato quando mi hai recitato a memoria il paragrafo in cui Sant'Agostino racconta di sua madre che si ubriaca. E ho compreso in quell'occasione che cercavi il peccato per cercare la salvezza. Certo che la salvezza può venire solo dal peccato, e tanto più profondo è il peccato, tanto più liberatrice è la salvezza. Però ciò che mi dicesti su Gesù Cristo e su San Francesco mi è rimasto come una cicatrice, perché era un inno all'amore cantato da un uomo che non crede alla vita. Thank you.
Casa di Maria, interno giorno, Nazareth. Figura intera di Maria. Essa è una giovinetta, ma lo sguardo è profondamente adulto. Vi brilla, vinto, il dolore. Il dolore che si prova nel mondo contadino. L'ho visto in certe giovinette friulane durante la guerra. Un dolore quasi precostituito, uno stato in cui si entra fatalmente perché si è umili. Maria è una giovinetta ebrea, bruna naturalmente, proprio del popolo, come si dice. E come se ne vedono a migliaia, con le loro vesti scolorite, i loro colori della salute, il loro destino a non essere altro che umiltà vivente. Tuttavia, c'è in essa qualche cosa di regale, e per questo penso alla Madonna incinta di Piero della Francesca a San Sepolcro, la madre bambina. Il ventre, leggermente gonfio, appuntito per la miracolosa gravidanza, dà a quella giovinetta che tace con il suo dolore una grandezza sacrale. Primissimo piano di Giuseppe, un artigiano sui 30 anni, un uomo bello e semplice, forte e comune. Un qualsiasi figlio maggiore di una famiglia campagnola, con i suoi semplici e un poco grigi ideali di lavoro e di vita sacrificata e onesta. Ora è successo qualcosa che è al di fuori della vita normale ed egli non può non esserne scandalizzato, ma è un uomo giusto, cioè un uomo equilibrato, virile nel suo timor di Dio. Lo sguardo che egli dà a Maria è lo sguardo di chi ha appena annunciato la decisione di una segreta rinuncia. Primissimo piano di Maria che lotta contro il dolore e le lacrime, ma resta inalterabile nella sua suprema dignità di infante. Primissimo piano di Giuseppe, ora l'addolorato silenzio è venato di pianto, ma il giovane si fa forza, abbassa gli occhi e si volta per andarsene verso la porta della rustica casa. Figura intera di Maria, sola nel suo dolore, con quel piccolo ventre appuntito che le dà la grandezza del profilo di un monte. Sola. Quando mia madre stava per partorire ho cominciato a soffrire di bruciore agli occhi. Mio padre mi immobilizzava sul tavolo della cucina, mi apriva l'occhio con le dita e mi versava dentro il collirio. È da quel momento simbolico che ho cominciato a non amare più mio padre.
Ricordo che stavo in mezzo a dei ragazzetti che giocavano nella piazza davanti a casa. Ero attratto dalle loro gambe, anzi, precisamente, dall'incavo dei loro ginocchi. È la prima parte del corpo che mi ha colpito. Uno dei ragazzetti mi attraeva e non sapevo perché. Questo sentimento di affetto l'avevo chiamato teta veleta. Qualche anno fa, Contini mi ha fatto osservare come in greco tetis voglia dire sesso, sia maschile che femminile, e come teta veleta sia un remender del tipo che si usa nei linguaggi arcaici. Questo stesso sentimento di teta veleta lo provavo per il seno di mia madre. Poi siamo andati a Parma, a Belluno, a Conegliano. Ogni anno cambiavamo città. Di Parma ricordo solo un porto spino. Ricordo un grande viale di periferia e in mezzo alla strada un porco spino. Ero molto incuriosito da quell'animale, ma quello che mi colpiva di più era il suo nome. Mi chiedevo, ma perché porco? Venne l'estate, la stagione delle cicale, delle ortiche, delle melendine sull'erba, dei pomodori. Le suore, per farci giocare tranquilli, ci dicevano che scavando la terra avremmo trovato un tesoro. Io per giorni e giorni ho continuato a scavare, poi mi sono seccato e non ho più voluto andare all'asilo. Ero ingenuo, credulone, molto capriccioso. Mi entusiasmavo facilmente, volevo capire le cose, ero curioso e testardo, ero timido, impacciato. Mi piacevano le storie, i racconti, il sapere, le nozioni sul mondo. Mia madre mi raccontava storie, favole, me le leggeva. Mia madre era come Socrate per me. Aveva e ha una visione del mondo certamente idealistica, idealizzata. Lei crede veramente nell'eroismo, nella carità, nella pietà, nella generosità. E io ho assorbito tutto questo in maniera quasi patologica. L'anno dopo a Conegliano è cominciata una serie di sogni in cui sognavo di perdere mia madre e la andavo a cercare in una città che era sempre Bologna. L'incubo finiva con delle scale che io salivo correndo, sempre cercando mia madre, disperatamente. E poi mi svegliavo nel letto dei miei genitori. Una volta mi ha ripreso questo sogno quando avevo 17 anni. Una notte mi sono svegliato con la sensazione che il mio cuore non battesse più. Fisicamente stavo benissimo. Sono sempre stato forte, sanissimo, era soltanto una forma di angoscia. Il più grande dolore era per me allora fare il balilla e dover andare alle marce. Essendo il figlio di un ufficiale, dovevo stare fuori dal gruppo e strillare un due, un due, un due. Era un incubo. Con mio fratello litigavamo, ma eravamo molto amici. Lui mi ammirava perché a scuola avevo la media dell'8, perché ero più grande, più forte. Andavamo a fare sassate con gli altri ragazzi. Una volta abbiamo avuto l'idea di farci costruire degli scudi di metallo dal fabbro del reggimento. Quello scudo è stata una delle più grandi gioie della mia vita. Quando i ragazzi della banda nemica hanno cominciato a tirare sassi, noi ci siamo lanciati in avanti, protetti dagli scudi, come un esercito di troiani all'assalto. Strada verso Tebe. Strettoia, esterno giorno. Dallo sportello di un grande carro che occupa tutta la strada sporge la testa di un uomo anziano, ma ancora forte e violento. È il padre di Edipo. Edipo viene avanti camminando nel centro della strada. 5 soldati e un servo che conduce il carro lo scortano. Il servo è quello stesso che aveva portato Edipo bambino sul monte Citerone a morire. Il carro avanza, Edipo avanza. Il padre di Edipo e Edipo si guardano a lungo, ognuno aspettando di vedere cosa farà l'altro. Un profondo odio irragionevole sfigura subito i loro lineamenti, qualcosa di disumano e di isterico. Qualcosa che spinge selvaggiamente gli uni contro gli altri, gli uomini, quando essi temono, per ragioni irragionevoli, che venga messa in discussione la loro dignità. Quando il non cedere diventa sfogo di ignoti e antichi sentimenti, di rivalse occulte.
Edipo avanza deciso a non cedere il passo, a difendere fino all'ultimo sangue la sua dignità, che minaccia di essere ferita, o forse attende solo una parola gentile dall'altro, un invito gentile a cedere, ma l'altro è furente, e ciò non accade. Non accade perché quell'uomo è il padre. Guardando di sotto in su, come fanno i giovani della malavita, i cavalieri dell'avventura. Allo sguardo neutro della sfida, la provocazione spenta della pazienza che ancora egli si concede. Una paziente attesa a gambe larghe, con la pupilla smorta in mezzo alla strada. Di scatto, pazzescamente, Edipo si china, afferra una grossa pietra e la scaglia contro il padre. Lo colpisce sulla fronte che sanguina e il sangue gli cola sugli occhi. Subito i due soldati che sono davanti si gettano su Edipo che ha sguainato la spada. Il re piange, urla, asciugandosi il sangue con le mani. Edipo lotta con i due soldati, armati di una lunga lancia che li ingombra nel corpo a corpo. Sono due ragazzi imberbi, più giovani ancora di Edipo. Uno cade subito, ferito, piangendo. L'altro dopo un poco, sul corpo del compagno. Edipo, accecato e pazzo, finisce quello ferito, squarciandogli il capo. Morti, i due soldati sembrano ancora più ragazzi. La loro innocenza è tutta lì, sulla polvere, bagnata di sangue. Il soldato cade sotto le ruote del carro. Il padre piange, urla, fradicio di sangue. Edipo si batte con il quarto soldato e presto anche questo cade, giovane e innocente, sulla polvere. Edipo allora sale sul carro e si getta contro il padre insanguinato. Il conducente del carro, terrorizzato, salta giù e scappa per il lungo sentiero. Il padre, anche lui, ha sguainato la spada, ma dentro il carro non si può muovere, come in una strettoia di incubo. Edipo gli è sopra, spacca a colpi di spada, come a colpi d'ascia, quella testa che sporge sanguinante. I cavalli, impazziti, senza più conducente, scalciano e cominciano a correre, ma il sentiero stretto stringe il carro come in una morsa. I cavalli cadono feriti. I quattro ragazzi morti, il padre morto. Sulla strage ridiscende il silenzio del pomeriggio e del deserto. Edipo guarda tutto quello che ha fatto come un sogno. Thank you.
fascista e mia madre no. Mia madre pensava che Mussolini era una culatta, cioè chiappe grosse, come lo chiamava gaddianamente. Stare nelle nuvole per mio padre voleva dire essere anticonformista, in contrasto con le leggi dello Stato, in dissidio con l'opinione dei potenti. Ero semplicemente terrorizzato. È stato l'incubo della mia vita. Ma ho cominciato a rimpiangere la mia infanzia dopo 2 o 3 anni che era passata, perché è stato un periodo felice, pieno di idealismo. È stato il periodo eroico della mia vita. Lo rimpianto disperatamente. A Jean-Paul Sartre, che mi ha raccontato la storia di Ali dagli occhi azzurri. Come porcini senza porci, nel centro di orti senza insalata, di campi senza terra, di greti senza acqua, coltivate dalla luna le campagne, le spighe cresciute per bocche di scheletri. Il vento dello Ionio scuoteva paglia nera come nei sogni profetici, e la luna, color della fame, coltivava terreni che mai l'estate amò. Ed era nei tempi del figlio che questo amore poteva cominciare, e non cominciò. Il figlio aveva degli occhi di paglia bruciata, occhi senza paura, e vide tutto ciò che era male. Nulla sapeva dell'agricoltura, delle riforme, della lotta sindacale, degli enti benefattori, lui, ma aveva quegli occhi. Thank you.
Ogni oscuro contadino aveva abbandonato quelle sue casupole nuove come porcini senza porci, surature color della fame, sotto montagnole rotonde in vista dello ionio profetico. 3 millenni passarono, non 3 secoli, non 3 anni, e si sentiva di nuovo nell'aria malarica l'attesa dei coloni greci. Ah, per quanto ancora, operaio di Milano, lotterai solo per il salario, non lo vedi come questi qui ti venerano, quasi come un padrone, ti porterebbero su dalla loro antica regione frutti e animali, i loro feticci oscuri, a deporli con l'orgoglio del rito nelle tue stanzette 900, tra frigorifero e televisione, attratti dalla tua divinità, tu delle commissioni interne, tu della CGL, divinità alleata nel sicuro sole del nord. Nella loro terra di razze diverse, la luna coltiva una campagna che tu gli hai procurata inutilmente. Nella loro terra di bestie familiari, la luna è maestra d'anime che tu hai modernizzato inutilmente. Ah, ma il figlio sa, la grazia del sapere è un vento che cambia corso nel cielo. Soffia ora forse dall'Africa e tu ascolta ciò che per grazia il figlio sa. Se egli poi non sorride è perché la speranza per lui non fu luce ma razionalità, e la luce del sentimento dell'Africa che d'improvviso spazza le Calabrie sia un segno senza significato valevole per i tempi futuri. Ecco, tu smetterai di lottare per il salario e armerai la mano dei calabresi. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali, sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli con i figli ed il pane ed il formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della malavita. Anime ed angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi,
essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono ad un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantavano ai massacri dei re, essi che ballavano alle guerre borghesi, essi che pregavano alle lotte operaie. Usciranno dal fondo del mare per aggredire, scenderanno dall'alto del cielo per derubiare, e prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere, prima di giungere a Londra per insegnare ad essere liberi, prima di giungere a New York per insegnare come si è fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi, con il Papa ed ogni sacramento, andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Perché viene sottolineata la sua presenza carismatica, la sua fatalità. Bene, quanto al telefono, nella fattispecie, non solo ti sei meritata che chiudessi bruscamente la comunicazione, ma ti saresti meritata che te lo battessi sulla testa. Eravamo felici, leggeri, in vacanza finalmente. Forse per la prima volta in vita mia, sentivamo il mondo amico. Nino faceva il bagno, aveva gridato quanto è bella la vita. E la tua è stata un'aggressione brutale, fredda, assurda, un proditorio richiamo alla realtà, non giustificato in quel momento da nulla, da nulla. Che poi tu avessi le tue buone ragioni per offenderti per 5 minuti di ritardo. Nino, per la prima volta in vita sua, si trovava in una camera d'albergo con tutti i suoi.
suoi cerimoniali, che anche per me, che di solito non dormo in una tana come lui, riescono complicati. Inventando la presenza di un motoscafo che non c'era, questo è un altro discorso. Si può anche capire che una persona intervenga ingiustamente, malvagiamente, in una situazione magari sciocca ma felice di un'altra persona, ricattandola appunto per la sua sciocca felicità o per la fonte infima di essa, e lo capisco, ma per ora con rabbia. Domani parto per le Puglie, ci vedremo al ritorno. Ciao, Pierpaolo. Cella di segregazione, interno giorno. Ettore è immobile sopra il tavolaccio, stretto dalle inutili cinghie. Non si muove, non parla, non respira. La luce del sole ha invaso l'orribile cella. Mercato di Ceccafumo, esterno giorno. La terribile confusione del mercato, nel suo momento più pieno. L'orda delle bancarelle della gente nel barbaglio del sole. Ecco là, mamma Roma e Piero, e il garzone di Piero, e Bruna con la madre, e gli altri rivenditori tutti che urlano nel brusio assordante. Due persone si avvicinano a mamma Roma di spalle. Mamma Roma li guarda con la faccia del terrore. Anche Bruna guarda, e Piero, e il garzone di Piero. Tutti osservano quello che accade a sola Roma. Aspettano guardando. E vedono mamma Roma farsi sempre più attenta, tesa, angosciata, incredula, finché lancia un urlo terribile. Ettore, Ettore! Mamma Roma si svincola dalle braccia delle due persone che le hanno portato la notizia e come una pazza si mette a correre. Pietro, la madre di Bruna, quattro o cinque vecchie rivenditrici o clienti la inseguono, senza capire ancora bene, immaginando. Mamma Ro, fermatevi, ma che è successo? Ettore è morto in prigione? Oddio, mamma Ro, mamma Ro. Mamma Roma corre come una pazza lungo il marciapiede, ai margini del mercato che nereggia come un mare in tempesta. Corre nel barbaglio del sole come una cavalla impazzita. Non sente le voci che la chiamano, corre dritta davanti a sé, con un gemito che non riesce a prorompere fuori dal petto. Attraversa di corsa il viale, le strade invase dal sole di Ceccafumo, e dietro la torma greve, nereggiante delle vecchie, degli uomini che la inseguono chiamandola. Scale casa Ceccafumo, interno giorno.
corre su per le rampe delle scale di casa, sempre con quel gemito che non le esce da dentro il petto. La raggiungono Piero e altri uomini, la afferrano per le braccia. Mamma Roma si divincola, corre su per le scale, corre in casa. Casa Ceccafumo, interno giorno. Come una pazza, mamma Roma entra in casa, corre nella stanza di Ettore, si butta sul suo lettuccio, tira fuori i suoi vestiti, i suoi calzoni, li stringe con il lamento che si fa sempre più forte dentro il petto. C'è intorno a lei la folla nera delle vecchie, degli uomini, che cercano confusamente di farle coraggio. Ad un tratto mamma Roma si rialza in piedi, corre, corre verso la finestra, la apre, si sporge sul davanzale. Fanno in tempo ad afferrarla, a tirarla indietro, mentre l'urlo che le tremava dentro finalmente le esce, inaspettato, inutile, straziante. Un urlo che è insieme un ringhio di belva, un'accusa. Sotto la sua finestra, la distesa di Roma, palazzoni e prati fumiganti, si apre immensa e indifferente sotto il sole. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione, neppure sul sangue dei lager otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce.